Benvenuti, carissimi amici, da Marco Cristian Salvati delle escursioni estive. E parliamo di paracord. Paracord, oramai lo sanno cani e porci come si fa. E è una cosa estremamente scontata ai giorni d'oggi. Realizzare un bracciale in paracord è una cosa che sanno praticamente tutti. Anche chi non frequenta, chi non fa escursioni, praticamente segue la moda del paracord. Ci sono tanti giovani, ragazzi, ragazze che fanno dei bracciali con questa geometria, con questi disegni qua. Tipo degli Scooby-Doo piatti e con i lacci delle scarpe, lacci delle scarpe, insomma, dei cordini di nylon normali o di cotone. Perché? Perché loro pensano che il paracord sia praticamente un tipo di bracciale, ma non il tipo di corda. Noi sappiamo benissimo che il paracord non è altro che la corda del paracadute, corda del paracadute. E quindi non sanno questa cosa che segue la moda fuori dalle escursioni. Io voglio farvi vedere una cosa più bella, come creare un paracord normale e farlo diventare un cobra, King Cobra paracord. Ci sono molti metodi per arrivare a questa cosa qua, ossia smontarlo completamente e fare dei passaggi diversi, differenti. Io invece voglio farvi vedere una cosa che ci si mette veramente 10 minuti a realizzare e non solo, ha anche una doppia utilità, offre un'opportunità in più. Allora, innanzitutto io apro una piccola parentesi, adoro realizzare le cose con i grilli in acciaio inox. Ci sono anche quelli in acciaio galvanizzato per non farli arrugginire, però lasciano un po' il tempo che trovano. Questi sono molto, molto meglio perché sono in inox. Questo ha la forma della lira, che non è né il vecchio conio né l'ira intesa come la rabbia, ma è semplicemente replica un pochino come è fatto lo strumento musicale che è la lira, però io lo chiamo il grillo ad omega. Poi ci sono i grilli invece fatti ad U. Questo è un altro bracciale di quelli fini, molto vecchio, l'ho strausato e quando si sarà completamente usurato, rovinato, chiaramente taglierò via il paracord, cambierò con uno nuovo e ovviamente mi tengo il grillo in forma ad U perché praticamente sono eterni. Ok, vediamo ora, ritornando a bomba, come si suol dire, come realizzare un King Cobra in maniera facile, veloce, economica e con un doppio utilizzo. Benissimo, allora io ho fissato il mio braccialetto in paracord color grigio chiaro
E ho preso un altro spezzone di paracord color tan, che ha 3000 modi di chiamarsi: tan, color coyote, marrone. Allora, che cosa dovete fare? In realtà, questo è un attacco a tridente, come li chiamo io, insomma. A differenza dei grilli che vi ho fatto vedere prima, farlo passare dietro, come ho detto, piegarlo esattamente a metà e farlo passare dietro. Ok? Il passaggio, o meglio, i passaggi che dovete fare sono più o meno analoghi a come avete fatto il paracord classico che tutti ormai sappiamo fare. Quindi così, 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 e vado a praticamente mettere il più alto possibile e tirare. Poi inizio ancora da dietro. E faccio questo. Bene. Ecco, adesso senza che lo faccio tutto fino alla fine, sono arrivato fin qua, giusto per farvi vedere il funzionamento. Quindi, oltre ad essere a diventare un bracciale molto più figo, diciamo così. Parliamo della doppia utilità che dicevo, e in casi disperati dovete accendere un fuoco, eccetera. Sempre in casi disperati, lo dico sempre. Poi l'acciarino uguale, però siete persi, siete in una situazione particolare. Allora, senza che voi smontate tutto quanto il braccialetto per cavarne del paracord per accendere il fuoco, potete utilizzare semplicemente quello che avete ripassato sopra per farlo maggiorato, per farlo King Cobra. Questo perché? Perché vi bastano anche mezzo metro di paracord per realizzare uno di quegli archetti per accendere il fuoco, oppure se dovete fare, non so, delle legature particolari, quindi sfibrando, come si chiama in gergo tecnico, l'anima del paracord, non pensate a quell'altra anima. E niente, praticamente tirate fuori i filetti per fare praticamente delle cuciture. Se vi si staccano spallacce, oppure se vi si aprono le scarpe, gli scarponi da trekking, senza distruggere, come torno a ripetere, il bracciale che sta sotto, cioè il bracciale vero e proprio, cioè quello là in grigio chiaro. Ok? Piano piano slacciate tutto e avrete un cordino leggermente più corto di tutto questo bracciale, però è sufficiente per quello che dovrete andare a fare, a riparare o accendere un fuoco con la tecnica dell'archetto e tutto quanto. Ok? Sempre, ovviamente, il fuoco, sempre seguendo le normative vigenti. Lo so, scusate, sono ex vigile del fuoco, rompo le scatole, però è così.
oltre che andare a vedere queste cose, come si fanno, come si realizzano, eccetera, vedete anche un pochino di aspetti burocratici che non fanno mai male. Va bene? Un saluto a tutti da Marco Grizia Salvati delle escursioni estive e, come sempre, la mia solitissima frase, ci vediamo al prossimo video. Grazie.